Salve, mio caro collega di un altro paese. Io sono un insegnante d'inglese che vive in Iran. Insegno inglese alle studentesse delle scuole superiori. I ragazzi in Iran sono molto intelligenti ed educati, ma sfortunatamente non studiano e non sono seri con il loro lavoro come dovrebbero essere. Naturalmente penso che non sia una loro responsabilità, perché ci sono anche quelli nel nostro paese che vengono da famiglie povere. Una ragione importante che penso spinga gli studenti ad avere un'attitudine come questa è il sistema educativo in Iran. Il sistema educativo nel mio paese cambia ogni 4-5 anni. Questo crea confusione insegnanti e studenti. Un anno c'è il sistema 6-3-3, un altro anno il sistema 5-3-4. Un anno il sistema delle scuole elementari è senza voti e l'anno dopo con i voti. Per farla breve, tutti noi navighiamo a vista e con poca motivazione. Il salario di un insegnante in Iran, diversamente da altri paesi, è basso. Nel mio paese l'inflazione è bassa. Gli insegnanti con salario basso, senza altre possibilità, in una casa in affitto e con 3 o 5 familiari a carico, come possono essere stimolati a insegnare bene e a essere pazienti con gli studenti? A tutto ciò si aggiunge il problema dei genitori dei ragazzi, che magari hanno problemi di dipendenza o sono disoccupati oppure divorziati e così via. Così non posso dire che gli studenti siano colpevoli. Un'altra ragione che può causare la debolezza degli studenti sono i media. Sì, proprio i media. La maggioranza degli studenti in Iran il più delle volte sta su Telegram, Viber, WhatsApp e il satellite. Perdono il loro tempo utile in modo irragionevole e non ascoltano i consigli dei genitori. A volte rispondono: perché devo mettermi a studiare e andare all'università? Perché devo faticare duramente per il futuro? Mio papà è ricco e così la mia famiglia. Mi aiutano e quindi non ho bisogno di un lavoro duro. Insomma, i ragazzi in genere sono senza un obiettivo e vivono comodamente e prendono tutto in modo facile. Caro collega, non so come sia la situazione in Italia e mi piacerebbe sapere quali sono i punti di somiglianza e quelli di differenza con noi. Grazie di aver letto le mie poche righe. Fateme Niazadeh. Io mi scuso per la pronuncia del nome del